lasciato che il diavolo gestisse la mia vita. Furono queste le ultime parole di Angel Maturino Resendis, il serial killer messicano giustiziato in un penitenziario del Texas il 27 giugno del 2006 con una iniezione letale. Chiese perdono ai familiari delle sue moltissime vittime e in effetti aveva molto da farsi perdonare. Resendis commise una serie di terribili omicidi sul suolo americano tra il 1997 e il 1999. battezzato dai media e dalla polizia come l'assassino dei binari, poiché la maggior parte degli omicidi li commetteva nelle città vicine ai binari del treno. È noto che l'uomo viaggiò frequentemente dal Messico agli Stati Uniti e persino al Canada, quindi il reale numero di crimini che avrebbe commesso rimane tuttora sconosciuto. Secondo il profiler John Douglas, Resendis corrisponderebbe al tipo di serial killer disorganizzato. Questa tipologia di assassini solitamente ha un modus operandi non particolarmente sofisticato e quindi dovrebbe essere più semplice da catturare. Lui però riuscì a evitare la cattura per molto tempo, nonostante i notevoli sforzi degli investigatori per fermarlo. L'infanzia di Resendis non fu caratterizzata dall'unità familiare o da un ambiente fatto di sani principi e valori. A quanto pare non viveva con la madre ma con un'altra famiglia e la sua vita la passò per strada, tra litigi e comportamenti al limite dell'illegalità. All'età di sedici anni aveva già attraversato illegalmente il confine con gli Stati Uniti. I delitti che gli vengono legalmente attribuiti hanno seguito un iter analogo. Tutte le sue vittime conosciute vivevano accanto ai binari di un treno, approfittando del buio e della solitudine di quei quartieri, entrava in casa di chiunque per rubare oggetti di valore e denaro. Quando la vittima lo scopriva veniva brutalmente aggredita con qualsiasi oggetto o strumento che gli capitasse a portata di mano. Gli agenti arrivarono a considerarlo un elemento estremamente pericoloso a causa della varietà di oggetti che usava per uccidere le sue vittime. Che fosse un martello o un sasso non faceva differenza, l'importante era il risultato finale, uccidere la sua vittima. Sebbene non avesse una grande struttura fisica, era come se le sue vittime fossero attaccate da un gigante per la furia e la violenza con cui le aggrediva. Inoltre le vittime di Resendis non avevano mai caratteristiche specifiche, seguendo lo schema del criminale disorganizzato, attaccava in base all'opportunità del momento uccise sia tra giovani coppie universitarie che tra adulti di età superiore agli ottant'anni. Alcuni di loro furono violentati prima di morire, anche se quello non è mai stato il suo obiettivo principale. Ma quando ne aveva l'occasione non si tirava mai indietro. Abusava di alcol e di altre sostanze, faceva rapine per potersi permettere i suoi vizi e diverse volte rubava le auto delle sue vittime, ed è proprio così che fu possibile per gli investigatori collegarlo ai vari delitti, a causa delle impronte digitali e dei resti di sangue che trasportava da un luogo all'altro. I precedenti penali di Resendis negli Stati Uniti sono così tanti che sembrano usciti da un romanzo dell'orrore. Dall'età di 16 anni fu già detenuto per immigrazione illegale, poi falsificò più volte la sua identità per passare inosservato. Nel 1979 fu condannato a venti anni di carcere in Florida per rapina e aggressione, ma dopo sei anni fu rilasciato e rispedito in Messico. Nel 1986 scontò una pena di 18 mesi per aver dichiarato di avere la cittadinanza statunitense. A New Orleans nel 1988 fu anche incarcerato per possesso di un'arma da fuoco, ma fu rilasciato solo un anno dopo. Quello stesso anno fu condannato a trenta mesi di carcere per aver tentato di frodare il sistema previdenziale e così molte altre volte quando fu arrestato per reati di varia gravità. La cosa incredibile della vicenda è che quando era già uno degli uomini più ricercati dall'FBI, la mancanza di coordinamento tra le autorità giudiziarie ne impedì l'arresto, nonostante l'immigrazione lo avesse più volte trattenuto. Insomma, il sistema non riuscì a identificare Resendis come un pericoloso criminale e alla fine venne rilasciato. Questo fece sì che potesse tornare a uccidere sempre più persone negli Stati Uniti. Una situazione che il profiler John Douglas aveva predetto. La mancanza di coordinamento e un database che lo collegasse agli arresti ne impedirono la cattura. Secondo alcune fonti la moglie di Resendis contattò la polizia americana e dette loro vari gioielli che aveva ricevuto in regalo da suo marito. Successivamente i parenti delle vittime rivendicarono la proprietà della maggior parte di quegli oggetti. A questo punto era già chiaro chi fosse il criminale, si trattava solo di prenderlo. Ma come? Drew Carter, un giovane agente del Texas, entrò in contatto con la famiglia Resendis che aveva diversi parenti sparsi per gli Stati Uniti. Fu la sorella a negoziare un accordo con Carter per proteggere suo fratello. Sembra che la donna abbia preteso che l'FBI non lo uccidesse, ma c'erano già diversi cacciatori d'Italia che si aggiravano lungo il confine. Alla fine l'accordo consisteva nel proteggere la vita di Resendis e curare le sue patologie psichiatriche. In nessun momento della trattativa però si parlò dell'eventuale sospensione della pena capitale né del possibile esito di un processo. La cosa curiosa della vicenda è che tutti sapevano che il Texas era uno dei luoghi dove venivano eseguite più condanne a morte per crimini come quelli, quindi il destino del killer era praticamente segnato. Una cosa era certa, gli investigatori si trovavano di fronte a uno dei killer più spietati che avessero mai calcato il suolo americano. La sua lunga lista di omicidi cominciò nel 1997, quando il 29 agosto aggredì a Lexington nel Kentucky Christopher Meyer di 21 anni. Il giovane camminava con la sua ragazza lungo i binari della ferrovia. Anche lei fu aggredita e violentata, ma riuscì a sopravvivere e in seguito avrebbe identificato Resendis come l'assassino. Il 4 ottobre del 1998 a Hughes Spring in Texas, Liffey Mason, 87 anni, venne colpita alla testa con un pesante oggetto metallico. L'assassino era entrato dalla finestra del suo appartamento nei pressi della ferrovia. Due mesi dopo a Houston, nel Texas, la dottoressa Claudia Benton, 39 anni, al suo arrivo a casa nei pressi della ferrovia, venne violentata, pugnalata e picchiata a morte con un oggetto contundente. Attraverso le impronte digitali rinvenute nella Jeep Cherokee della vittima fu possibile identificare Resendis, che all'epoca era già schedato come clandestino negli Stati Uniti. Dopo una pausa di qualche mese il killer tornò a colpire il 2 maggio del 1999 a Weimar, in Texas, Norman e Karen Sirnich rispettivamente quarantasei e quarantasette anni. Entrambi vennero assassinati a tarda notte nella parrocchia dove l'uomo faceva il reverendo. Entrambi furono uccisi con un pesante oggetto contundente. Ovviamente anche in questo caso la chiesa si trovava accanto ai binari che attraversavano il paese. Tre settimane dopo la Mazda rossa della coppia venne ritrovata a San Antonio e attraverso prove forensi l'incidente fu collegato a quello precedente della dottoressa Benton. Solo un mese dopo, il 4 giugno del 1999 a Houston, Texas, un insegnante di 26 anni, Noemi Dominguez, fu picchiata a morte selvaggiamente nel suo appartamento nei pressi della ferrovia. Sette giorni dopo, la sua Honda Civic bianca venne ritrovata vicino al ponte internazionale di Del Rio in Texas. Lo stesso giorno, nella contea di Fayette, in Texas, Josephine Convichka, 73 anni, muore per le ferite ricevute alla testa con un attrezzo da giardino. La donna fu attaccata mentre dormiva nella sua casa che era adiacente a un parcheggio e ai binari del treno. Questa volta Resendis non poté rubare l'auto perché non trovò le chiavi. Due settimane dopo, il quindici giugno del 1999, a Gorham in Illinois, George Morber, ottant'anni e sua figlia Carolyn, cinquantadue, furono uccisi con due colpi di pistola alla testa. La loro casa era a solo novanta metri dai binari del treno. Il giorno successivo un conoscente della coppia vide un uomo che corrispondeva alla descrizione di Resendis alla guida di un pick-up rosso a Cairo, nell'Illinois. Il lungo elenco dei delitti sicuramente commessi da Resendi si conclude con questo duplice omicidio. C'è però il fondato sospetto che possa averne commessi almeno altri due. Il 23 marzo del 1997 a Ocala, in Florida, Jesse Howell, 19 anni, e Wendy von Uben, 16, furono picchiati a morte e sepolti sottoterra. Il 12 aprile del 2006 il Dipartimento di Polizia di San Antonio risolse un cold case del 1991. Michael White era stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un terreno abbandonato a San Antonio. Resendis era a conoscenza di informazioni dettagliate su quel crimine, per questo fu considerato il responsabile di quell'omicidio. Insomma, in totale si stima che il serial killer abbia commesso almeno tredici omicidi, anche se altre cifre suggeriscono che le vittime siano quindici. Inoltre ci sono almeno due donne che hanno testimoniato di essere sopravvissute al violento attacco dell'assassino. Alla fine Angel Maturino Resendis, 46 anni originario di Puebla, in Messico, fu arrestato e condannato a morte tramite un'iniezione letale in una prigione di Huntsville per l'omicidio della dottoressa Claudia Benton. Come abbiamo visto la donna, 39 anni, era una delle 13 persone uccise in un periodo di 16 mesi che si concluse con un duplice omicidio nel giugno 1999 in Illinois. Quella lunga catena di omicidi si chiuse quando il 13 luglio 1999 Resendis si consegnò alla polizia presso il Ponte internazionale di El Paso. Un giudice di Houston stabilì che Maturino Resendis avesse la piena capacità di intendere e di volere, respingendo così le argomentazioni dei suoi avvocati i quali affermavano che il loro cliente era un pazzo, con la convinzione che sarebbe risorto tre giorni dopo l'esecuzione. Alla fine il killer accettò il suo destino e chiese che il suo corpo fosse donato a favore della ricerca medica. La sua esecuzione segnò la fine di una tregua di quattro anni delle esecuzioni di messicani nelle carceri statunitensi. L'ultima c'era stata il 14 agosto del 2002 in Texas ed era stata quella di Javier Suarez Medina. L'esecuzione di Resendis era prevista per il 27 giugno del 2006. Gli avvocati del killer si appellarono invocando una presunta infermità mentale e chiedendo la conversione della pena in ergastolo. Sfortunatamente per lui tutti quegli appelli furono respinti. L'uomo conosciuto con il famigerato nome di Railroad Killer è diventato il sesto messicano ad essere giustiziato negli Stati Uniti dal 1976 dopo che la Corte Suprema aveva ripristinato la pena di morte. L'iniezione letale venne fatta alle 20.05 ora locale. Sette minuti dopo Resendis fu dichiarato fisicamente morto. Che cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti.